Siamo ora alla vigilia della campagna delle vaccinazioni e l'argomento naturalmente è al centro dell'attenzione dei consiglieri, soprattutto dei membri della Commissione Sanità. Intanto la crisi avanza e minaccia tutta l'economia toscana, così tornano utili anche i contributi che il Consiglio regionale ha stanziato nella sua ultima seduta, attingendo ai risparmi maturati. Anche la Toscana comunque guarda all'Europa e prova pure ad incidere sulle scelte che farà Bruxelles. Il confronto è aperto, anche sui territori si fanno iniziative. Giovani protagonisti nelle istituzioni con la bella iniziativa del Parlamento regionale degli studenti. Avremo in collegamento con noi il presidente Edoardo Romagnoli. Quello della memoria è stato tra gli argomenti discussi dai più giovani nella loro ultima riunione. Ragionano in prospettiva loro per la Toscana del 2050, ma intendono valorizzare con forza le nostre radici. L'altalena dei contagi continua a preoccupare, non siamo affatto fuori dal tunnel, almeno fino a quando i vaccini non avranno coperto fasce significative della popolazione e subito, soprattutto quelle fragili, dovremo convivere con il virus. Serve un impegno forte allora di tutte le istituzioni, come ribadisce il presidente della regione, Eugenio Giani. Non siamo noi a poter fare, a decidere. I vaccini sono oggetto di una contrattazione fra gli stati e soprattutto dell'Europa con le grandi imprese farmaceutiche. Quindi noi come Toscana abbiamo dimostrato che quando ci arrivano i vaccini l'efficienza nel somministrarli e la loro rapidità è fortissima. Ormai abbiamo somministrato 150.000 vaccini, quindi la nostra macchina è una macchina da guerra. Nel momento in cui ci vengono, noi li somministriamo e siamo in grado di farlo con rapidità, efficienza e tempestività. È tornata a riunirsi anche la Commissione Sanità, collegati con noi il presidente Enrico Sostegni, il vice Andrea Ulmi e il membro della Commissione Diego Petrucci. Importante in questa fase il vostro lavoro, la fase che precede le vaccinazioni. Cosa fate? Che ruolo avete, Sostegni? La Commissione, come abbiamo già cominciato a fare, stiamo monitorando l'andamento delle vaccinazioni. Abbiamo udito più volte l'assessore, perché vogliamo insomma che tutto proceda in maniera regolare. Ovviamente le situazioni sono in rapida evoluzione, come abbiamo visto, a seconda di quanti e quali vaccini arriveranno nelle prossime settimane, potremo calibrare il sistema di vaccinazione nella maniera più idonea. Ovviamente a noi interessa ora, vaccinati sanitari, che si vaccini il prima possibile le persone fragili. Questi devono essere la priorità per tutti e questo ricordiamo sempre alla Giunta e all'assessore. Ma c'è differenza, vicepresidente Ulmi, tra quello che fate voi e quello che più in generale fa il Consiglio? Dunque, innanzitutto Consiglio e Commissione hanno ruoli un pochino diversi, perché l'approfondimento lo dobbiamo fare noi in Commissione, per cui monitorizzare da vicino una situazione che si è venuta a creare in maniera anche conflittuale soltanto perché non riusciamo ad avere la spedizione in tempo dei vaccini. Oltretutto AstraZeneca ci ha messo un ulteriore paletto, perché comunque è soltanto per gli under 55, quindi anche quello fa rivedere un pochino tutta la scaletta delle vaccinazioni. Petrucci, il suo gruppo Fratelli d'Italia ha fatto una proposta proprio per parlare tutti insieme in consiglio di vaccini. Noi riteniamo che ci voglia un piano vaccinale più strutturato, più organico, più serio, più approfondito rispetto a un piano molto superficiale che ha approvato il Consiglio regionale. Ancorché la Regione Toscana non si sia mossa male in questa primissima fase, diciamo, della somministrazione dei vaccini, riteniamo che proprio anche per ciò che sta accadendo ci voglia un piano vaccinale preciso, capire dove si fanno i vaccini, come si fanno, chi li fa. Noi abbiamo molte proposte, noi riteniamo opportuno che si svolga un consiglio regionale straordinario dove si parli soltanto di questi temi, quindi dei vaccini. Riparto proprio da lei, Petrucci, e poi sento naturalmente anche gli altri. Cosa dite ai tanti anziani, a chi ha più di 80 anni, che in questo momento è ansioso, vuole vaccinarsi, in particolare prima possibile? Che garanzie potete dargli? Dobbiamo dire intanto che finché non c'è il vaccino, le persone anziane sono quelle che veramente devono essere più attente e più protette, attente loro stesse e protette dalle persone meno anziane che gli stanno intorno. Quindi
Il vaccino è una partita in questo momento più grossa della regione toscana, evidentemente. L'Italia deve però fare il diavolo a quattro, come hanno fatto altre nazioni, per poter garantire comunque le dosi che erano state previste, perché queste dosi siano garantite. Le persone anziane devono avere pazienza. È tra l'altro a volte più semplice per una persona di 70, 80 e passa anni stare in casa piuttosto che con un ragazzo di 15 e 20 anni. Ma intanto che da metà febbraio inizieranno le vaccinazioni degli ultraottantenni, la giunta tra pochissimi giorni ha annunciato che dirà nel dettaglio quali sono tutte le modalità di prenotazione e di organizzazione delle vaccinazioni. Io dico di essere cauti e ottimisti perché, insomma, se come noi pensiamo continueranno ad arrivare le dosi di vaccino, mi pare anche che altri vaccini che dovevano arrivare più avanti, probabilmente arriveranno un po' prima, noi si potrà dare una risposta a tutti i nostri cittadini fragili. Per gli stessi motivi che ho detto prima, purtroppo le certezze non possono essere date, quindi in questa fase devono avere tanta pazienza, devono cercare di ottemperare a quelle che sono le buone regole dei rapporti tra persone, quindi mascherina, gel, distanziamento sociale e quant'altro. L'emergenza sanitaria in questa fase nel suo complesso in Toscana, com'è gestita, Sostegni? Mi pare ottimale, mi pare che la nuova giunta abbia preso in mano la situazione. Il sistema di tracciamento, che era un elemento cardine, il sistema che davvero è saltato a fine settembre, inizio ottobre, sta funzionando bene. Il sistema di testing, anche rispetto all'organizzazione del servizio scolastico, mi pare stia funzionando bene. Ovviamente ora il rischio maggiore è il rilassamento di tutti noi. L'epidemia c'è, ci sono anche delle varianti in corso che stanno arrivando del virus. Sappiamo un virus che muta e quindi le precauzioni non devono finire perché siamo vicino al superamento di questa gravissima emergenza. Se arrivano anche le monoclonali in tempo, come ci dicono, questo permetterà di superare davvero questa pandemia che ci ha cambiato la vita in quest'ultimo anno. Lei, Ulmi, è più critico su questo? Allora, ovviamente si fa di una situazione che è uno work in progress, un qualche cosa che non possiamo gestire in maniera autonoma, per cui inevitabilmente ci scontriamo con quelle che sono dei faience che non ci dovrebbero essere, sinceramente. L'unica cosa che io posso dire è che avremmo potuto stare un pochino più allertati nella fase tra la prima e la seconda pandemia, perché sapevamo che ci saremmo ritrovati in una situazione incresciosa come questa. Petrucci in più di un'occasione ha messo in evidenza soprattutto l'aspetto economico della crisi, troppe chiusure, chiusure, riaperture, situazioni che non si capiscono e non fanno il bene dell'economia. In Toscana questa gestione dell'emergenza come va? Per la Toscana faccio riferimento a uno su tutto, un territorio do dove non sono eletto ma che mi è vicino, gli impianti di risalita intorno ai quali alla montagna girano in Toscana, dall'amiata, all'abetone, alla doganaccia, migliaia di posti di lavoro. Si riapre il 18 gennaio, il 25 gennaio, il 1 febbraio, il 15 febbraio. Non è che apri, tiri su, ci sono gli alberghi che girano intorno a quello, devono assumere personale, ci sono persone che sperano in questa cosa per avere 1000, 1200 euro al mese di stipendio nell'ultimo pezzo di stagione, quindi si deve anche dare una prospettiva, insomma, a chi appunto poi su quella prospettiva ci costruisce la propria vita, la possibilità di andare al supermercato a fare la spesa, non a fare le vacanze a Caraibi. Sul tema, nel nostro telegiornale del mattino, era intervenuta anche la consigliera Galletti del Movimento 5 Stelle, che ha parlato di alcuni problemi che ci sarebbero stati nelle prime liste per i vaccini. Ci siamo preoccupati perché secondo noi le cose non vanno così bene come ci vogliono raccontare. Ci sono stati degli stop, sì, dovuti al ritardo delle consegne della Pfizer, però in realtà ne hanno raccontato in molti perché anche noi riceviamo quotidianamente chiamate, abbiamo saputo di somministrazioni che sono state fatte a persone che in realtà non erano nelle priorità.
sono perplessa per quanto riguarda la vaccinazione del personale Questa è una denuncia amministrativo. grave, però, che sta facendo in questo periodo, poi. In realtà non le faccio io, ma la fanno delle persone. Probabilmente qualcosa è andato storto all'interno degli elenchi. Io sono preoccupata per il fatto che i dentisti e tutto il personale che lavora all'interno degli studi dentistici non sia rientrato tra le priorità, perché a causa dell'aerosol che è in quei locali sono tra le persone più a rischio. Alla crisi economica si potrà far fronte forse con le ingenti risorse europee in arrivo. Per la Toscana si parla, da una prima stima, di 17-18 miliardi. In Consiglio regionale, ora anche carattere permanente, c'è una commissione che si occupa proprio di Europa e di questioni internazionali. Come indirizzate il vostro lavoro, Presidente Gazzetti? Ma è un lavoro corale con gli altri componenti della Commissione Europa e Affari Internazionali. Abbiamo deciso di intraprendere un percorso molto serrato che punta sostanzialmente a raggiungere obiettivi che vanno dalla conoscenza e soprattutto dalla consapevolezza degli strumenti che la Regione e il Consiglio ha a disposizione per quanto concerne i rapporti anche con le istituzioni europee e poi dall'altra anche la necessità di aggredire temi di grandissima attualità, come ad esempio il recovery e Next Generation EU. La grande domanda che però sorge spontanea è: riuscite, riuscirete in qualche modo a condizionare, a influenzare le scelte, ad esempio, del Recovery Plan, il più grande piano che sta facendo l'Italia, che forse abbia mai fatto l'Italia, per utilizzare al meglio le risorse europee? Davvero una commissione, davvero il Consiglio regionale, davvero una regione, un comune può incidere, Gazzetti? Ma con il presidente Gianni abbiamo più volte affrontato proprio questo argomento. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione che è nata proprio dal lavoro della Commissione Europa. Noi chiediamo che ci sia un ascolto e ci sia una valorizzazione delle realtà territoriali, non soltanto ad esempio le regioni, ma anche i comuni, le province. Questo è un elemento che ci deve vedere impegnati perché la sensazione è che ci sia una fortissima centralizzazione, ma noi crediamo che il ruolo dei territori, delle istituzioni, anche che rappresentano le nostre comunità, debba avere un peso e debba avere voce. Noi ci crediamo e contiamo sul lavoro che in tal senso svolge e potrà svolgere il presidente Gianni. A proposito della situazione difficile che viviamo, il Consiglio regionale nella sua ultima seduta ha deciso di stanziare dei contributi per alcune categorie: le pro loco, i maestri di sci, i lavoratori autonomi dello spettacolo. Ne abbiamo parlato già ampiamente. Ora concentriamoci proprio su questi ultimi lavoratori, che potranno ricevere fino a 3.000 euro ciascuno. Le risorse stanziate ammontano nel complesso a 1 milione. Un consiglio regionale che riesce a mettere insieme 1 milione finalizzato a questo scopo fa un'operazione che davvero pone la cultura al centro delle linee strategiche di sviluppo della regione. Ecco, quindi mi è sembrato un segnale molto importante anche per quello che poi potrà portare. L'elemento progettuale introdotto come premialità, oltre al fatto di avere un contributo così diciamo a pioggia, è un elemento che vuole riconoscere il fatto che la cultura ha diciamo, il lavoro in ambito culturale produce un doppio livello di frutti, non solo è lavoro e quindi crea benessere e fa sostentare i lavoratori, ma crea anche un prodotto che fa crescere tutta la popolazione toscana. I commenti sono tutti favorevoli anche dall'opposizione. Marco Casucci e Stefano Scaramelli sono i due vicepresidenti dell'Assemblea. Molti sono i soggetti dello spettacolo che versano in situazioni veramente difficili e questo non lo possiamo accettare come istituzione regionale. Ecco perché attraverso i risparmi dei costi della macchina del Consiglio regionale abbiamo deciso di venire incontro a questa categoria. 1 milione di euro, ci saranno finalmente dei contributi anche a questa categoria, un segnale importante. Abbiamo anche
firmato degli emendamenti presentati dalla quinta commissione per far sì che il testo potesse essere ancora migliore. Una misura straordinaria che consente di aiutare molte persone che operano in maniera non professionista nel settore della cultura, dello spettacolo, ma che fanno di questa integrazione, di questa loro attività, un'integrazione al reddito delle loro famiglie, una misura straordinaria che ha visto utilizzare delle risorse risparmiate in Consiglio regionale, e questo consentirà a tante persone di avere un beneficio economico che può andare intorno ai 2.000 o 3.000 euro, e allo stesso tempo è una misura straordinaria che deve essere fatta in maniera tempestiva. Chiediamo velocità nell'erogazione delle risorse e del bando, e soprattutto la Toscana acquisisce un patrimonio di carattere culturale, perché non vengono dati risorse a pioggia ma verranno chiesti in cambio delle opere. Un altro parere che registriamo è quello di Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che invita comunque ad allargare gli orizzonti. Molto spesso ci si concentra sulle realtà artistiche della comune di Firenze, che è quello per certi versi più ricco, ma ci sono moltissime piccole e piccolissime realtà che costituiscono la cultura, l'attività e anche il sociale di tantissime altre città della costa, ad esempio, delle aree interne. È importante che questi soldi arrivino anche a loro, anzi direi che è fondamentale. Infine ascoltiamo il capogruppo di Forza Italia. Credo che il Consiglio regionale questa volta abbia dato dimostrazione di come, quando si riesce a lavorare tutti insieme per il bene dei cittadini, delle imprese, delle famiglie toscane, si riesce anche a dare una risposta, naturalmente nei limiti del budget e delle risorse che il Consiglio regionale ha, ma abbiamo fatto una scelta chiara tutti insieme. Il mio ringraziamento va all'ufficio di presidenza, al presidente Mazzeo, ai vicepresidenti Casucci, al vicepresidente Scaramella, a tutto l'ufficio di presidenza nella sua completezza, perché ha portato una proposta che ha fatto una sintesi fra le proposte che tutti i gruppi consigliari avevano sottoposto all'ufficio di presidenza. Una seduta intera del Consiglio regionale, quella del 27 gennaio, è stata dedicata alla celebrazione del giorno della memoria. Il nostro simbolo, che è il nostro Pegaso, nasce dall'esperienza del Comitato di Liberazione Nazionale, e il nostro Pegaso è esattamente il motivo per cui oggi noi ricordiamo questa giornata. Piedi ben saldi nella nostra storia, nei nostri valori, nelle nostre tradizioni, ma le ali che guardano al futuro per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Abbiamo registrato e trasmesso già i primi commenti. Ora una rapida carrellata dei consiglieri, partendo da quelli di maggioranza. Sono andato nel mio comune a firmare la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindaco di Stazzema, altro luogo della nostra memoria scolpita, una delle più grandi stragi che sono avvenute nel paese e che sono avvenute in Toscana, per colpire duramente quelli che fanno apologia del fascismo, quelli che promuovono una ideologia che è stata ovviamente al servizio e a fianco del nazismo. E credo che questa vada perseguita in tutti i luoghi, anche nei social network, dove i nostri ragazzi, i nostri giovani li affollano forse più di ogni altro luogo. Andiamo dalla capogruppo dei 5 Stelle. Il tempo inevitabilmente ci sta sottraendo i testimoni di quella memoria terribile che ha macchiato l'Europa e direi il mondo intero per quello che è successo. E quindi noi adesso abbiamo l'onere e l'onore di portare quella testimonianza, che è innanzitutto memoria, ma non memoria fine a se stessa. Memoria che deve essere poi rielaborata anche nel nostro quotidiano, perché ci insegna a riconoscere quei segnali che ci fanno capire che quel tempo può ritornare. Il portavoce dell'opposizione in TV insiste sul contributo che al dialogo tra cristiani ed ebrei e alla tolleranza ha dato in particolare la città di Livorno. Siamo arrivati ad avere uomini come Eliot Hoff, persona che rispecchia proprio con il suo accento livornese, con la sua parlata labronica, uno spirito che la città di Livorno ha sempre tenuto alto e che oggi noi abbiamo il dovere di ricordare. Abbiamo il dovere di ricordare in quella giornata storica in cui il sentimento Papa Giovanni Paolo II, con quell'abbraccio ad Eliot Hoff nel 1986, in questo incontro così importante che noi oggi dobbiamo ricordare, ha portato a far dire proprio a Papa Wojtyla le parole che gli ebrei erano i fratelli prediletti.
Saremo noi a riferire alle nuove generazioni la memoria dei sopravvissuti a questi stermini, dice con forza il capogruppo di Fratelli d'Italia. Chi verrà dopo di noi non avrà più la testimonianza diretta di chi ha vissuto quelle immani tragedie e quindi starà a noi dopo fare da testimoni, fare da collante tra quello che oggi ascoltiamo, abbiamo ascoltato in passato da chi ha vissuto sulla propria pelle quelle tragedie e chi invece, i più giovani, i bambini, coloro che un domani rappresenteranno il futuro della nostra nazione, dovranno ascoltare da noi che siamo i testimoni. Mercoledì 10 febbraio è il giorno del ricordo e in questo caso la nostra memoria sarà per le vittime delle foibe e i tanti perseguitati delle zone nord-orientali della nostra penisola. Seguiremo la nuova seduta nei nostri telegiornali e anche in Regionando nella trasmissione di venerdì prossimo. Edoardo Romagnoli, allievo dell'Istituto Meucci di Firenze, è il presidente del Parlamento regionale degli studenti, che nella sua ultima seduta ha parlato molto del valore della memoria. Presidente Romagnoli, avete insistito molto in questi giorni, pochi giorni dopo il giorno della memoria e pochi giorni prima della giornata del ricordo, sul valore proprio della memoria. Cosa significa per voi studenti, per voi giovani? La memoria è importantissima. Noi del Parlamento già da il primo anno di legislatura abbiamo portato la mozione numero 5 del 2020 del nostro Parlamento, che è proprio un richiamo alla giunta regionale per sensibilizzare su questa importantissima tematica proprio tra i banchi di scuola. Infatti proprio nelle scuole, che sono l'avamposto per eccellenza dell'istruzione dei nostri ragazzi, degli studenti della regione e di tutta Italia, noi vogliamo portare nel giorno della memoria, con questa mozione che poi verrà presentata alla giunta in futuro, proprio il vero significato di questa giornata, facendo delle attività diverse volte all'istruzione dei valori di questa importantissima giornata. È una bella esperienza quella del Parlamento degli studenti? Sì, assolutamente, un'esperienza molto formativa, soprattutto per quanto riguarda la cittadinanza attiva. Certo, non è facile per voi fare tutte queste belle cose, mi consenta di dirlo, in una situazione così complicata come quella della pandemia, che pure però offre delle importanti opportunità, stimola un po' anche la fantasia, la creatività. Certo, sicuramente quello che abbiamo capito durante questo periodo di pandemia è che tutto quello che riguarda la nostra esperienza che abbiamo fatto digitale è fondamentale. Il Parlamento infatti si è già attivato in merito per risolvere insomma un po' quello che sono stati i problemi principali. Per esempio noi abbiamo fatto una proposta di una riforma dello Statuto della Regione Toscana che riguarda proprio l'introduzione del diritto all'accesso ad internet, perché come abbiamo capito da questa terribile esperienza, internet è fondamentale sia per l'istruzione dei nostri ragazzi che per svolgere le attività, per esempio il lavoro di tutti i giorni. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, 12 febbraio alle 21:15, subito dopo il TG della sera di Telegranducato.